2016 siamo in diretta con la seconda edizione del nostro TG Arcevia. Visita ufficiale di una delegazione di studenti dell'Istituto Comprensivo di Arcevia al Parco Archeominerario di Capernaghi, una frazione di Sassoferrato in provincia di Ancona. Il parco è stato inaugurato il 5 luglio 2015, qualche mese fa, dal Presidente della Camera Laura Boldrini, a sottolineare l'importanza storica dell'antico sito industriale in cui si sedeva Zoppo. La delegazione, dopo aver visitato il Museo della Miniera di Capernaghi, si è recata al sito estrattivo. Ci colleghiamo con gli storici per avere un approfondimento sulla storia di questo sito. La storia della miniera di Capernaghi, da come si può osservare da questa linea nel tempo, dura circa un secolo ed è attraversata dai grandi eventi bellici che sconvolsero il mondo il secolo scorso. Nel 1888 iniziarono gli scavi a Capernaghi. Nello stesso anno iniziò la costruzione di una raffineria nel lito solare. Durante le guerre l'estrazione di zolfo aumentò perché era necessario per la produzione di esplosivi. Nel 1919 si raggiunse il record di 800 dipendenti. Nel 1929 fu costruito addirittura un villaggio per i minatori a Canterino. Durante la Seconda Guerra Mondiale, i tedeschi presero il controllo della miniera, che continuò in modo abbastanza regolare la sua attività, nonostante i continui danni che i bombardamenti aerei e i partigiani provocavano alle linee elettriche e alla raffineria. Durante la ritirata, furono i tedeschi a provocare incendi ed esplosioni. Terminata la guerra, gli impianti vennero rapidamente ricostruiti. Nel 1952 la miniera raggiunse 1600 dipendenti, ma la Montecatini annunciò l'inizio della crisi con il licenziamento di 860 operai per il graduale esaurimento del minerale. Circa 200 operai occuparono la miniera per 41 giorni, ma non ci fu nulla da fare, gli occupanti furono licenziati, quasi tutti gli altri trasferiti. Nel 1960 la Montecatini dichiarò definitivamente chiusa la miniera. Il 15 luglio 2015, 55 anni dopo la chiusura, è stato inaugurato il parco archeominerario della miniera di Capernaghi. Grazie ai nostri storici. Ora ecco un'intervista dal nostro corrispondente esterno, Mauro Vitali. Siamo qui con i nostri esperti. Come si svolgeva il processo di estrazione dello zolfo nella miniera di Capernaghi? Lo zolfo si estraeva seguendo diverse fasi. Per prima cosa si doveva battere la roccia per fare il buco. Si praticavano dei fori nella roccia per introdurre l'esplosivo e una volta inserito si faceva esplodere per creare delle gallerie. In seguito la roccia solfifera veniva caricata sui vagonetti. La roccia veniva portata su linea ferrata fino all'imboccatura inferiore del pozzo, da cui veniva fatta salire in superficie attraverso degli alberi alimentati da caldaie a vapore. Dopo che si era creato lo spazio, veniva costruito una armatura in legno per stabilizzare le gallerie e impedire che si cadessero addosso i minatori. I livelli della miniera di Capernaghi erano 27, ma si estraeva solo fino al 21° livello. Qual era il metodo più antico di estrazione dello zolfo? Il metodo più antico di estrazione è quello del calcarone. Venivano costruite enormi fosse circolari sul terreno in pendio, tenute da muro e mattoni. In fondo al pendio c'era una porta in mattoni che veniva ogni volta battuta e ricostruita. Nel calcarone veniva buttato tutto il minerale estratto che era roccia e zolfo e sopra la parte sporgente della fossa il minerale veniva coperto con i residui delle precedenti fusioni. Sopra la terra veniva posto in legname imbevuto di zolfo che innescava la combustione. La zona di combustione così creata si diffondeva lentamente verso il basso. Il calore si propagava fondendo tutto lo zolfo, il quale, separandosi dalla ganga, giungeva alla porta di chiusura. La presenza dello zolfo fuso veniva avvertita dagli operai, dal calore emesso dai mattoni di chiusura. A quel punto con una barramina, ferro cilindrico, veniva forato il tappo di argilla. Il zolfo fuso, per mezzo di canaletti,
diffusione dello zolfo nei calcaroni in media era di 4 mesi. I fumi della combustione causava la scomparsa della vegetazione nelle zone circostanti. La temperatura intorno ai calcaroni era sempre sui 34 gradi. Lo zolfo veniva trasportato da Cabernardi a Bellisio Solfara attraverso una teleferica lunga 3.450 metri. A Bellisio Solfara veniva ulteriormente lavorato e raffinato. Da Mauro Vitale è tutto, linea di Giro Acelia. Lo zolfo è protagonista dello sviluppo economico-sociale di una vasta area dell'entroterra marchigiano. Ma quali sono i suoi usi? Scopriamoli collegandoci con i nostri esperti scienziati. Lo zolfo è un minerale molto diffuso in natura. È di colore giallo pallido, morbido, leggero, il sapore e l'odore. Solo quando si lega con l'idrogeno emana un forte odore, caratteristico odore di uova marci. È bene sapere che questo non è l'odore dello zolfo, ma solo il suo composto solfuro di idrogeno. Lo zolfo ha innumerevoli usi, viene usato in agricoltura come fungicida. In chimica viene usato per la produzione di farmaci e di cosmetici come saponi e pomate. Mescolato con il potassio forma una miscela esplosiva, quindi viene utilizzato